consigliere. Buonasera innanzitutto a voi, buonasera. Complimenti e rallegramenti, visto che lei, ho saputo che è stato consigliere e anche assessore del comune di Porto San Giorgio. Sì. Poi, per una staffetta fatta tra Mauro Vicentini e Giorgio Latini, adesso è consigliere regionale. Innanzitutto, consigliere di cosa? Consigliere comunale attualmente e regionale. Sì. Sono consigliere dal 9 di dicembre, sì, data in cui c'è stata la surroga, e componente della seconda commissione, attività produttive. Senta una cosa, consigliere, e le volevo dire, in che commissione lavora lei? Io sono nella seconda commissione, commissione sviluppo, attività economiche, pesca, abbastanza ampia come delega. Perfetto. In questi 100 giorni di pandemia totale, cosa ne pensa lei? Guardi, devo dire onestamente che è stato fatto un gran lavoro, soprattutto pensando all'emergenza davvero, davvero importante, e nonostante questo comunque la Giunta e il Consiglio hanno lavorato per far sì che da una parte si potesse in qualche modo e misura affrontare e risolvere la pandemia, tuttora in corso purtroppo, e anche guardare a quelle che saranno le scelte che dovranno poi modificare l'assetto della regione e dovranno avere come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei marchigiani. E senta una cosa, e per le categorie veramente più colpite cosa pensate di fare? Allora, abbiamo anzitutto stanziato 10 milioni di euro alle piccole e micro imprese, sì, che rientravano in quei codici Addego più colpiti dalla pandemia, e quindi abbiamo dato un contributo di 1000 euro ad azienda, attività economica. Già poi, erogati? Già erogati, sono in corso di erogazione e credo che entro la fine di questo mese siano compiutamente bonificati ai beneficiari. Senta una cosa, la Lega è il primo partito nelle Marche. Me lo conferma? Quindi lei che cosa pensa che succederà? A livello centrale, lei sì, mi dice? Sì. E soprattutto soprattutto a livello dei congressi, sia regionali che provinciali, se poi mai ci saranno i congressi. Guardi, in Lega è in corso sicuramente i congressi, probabilmente già nell'anno 2021 verranno fatti. La pandemia purtroppo ha stoppato questo percorso che già era in atto, quindi presumo che nell'arco del 2021 ci siano congressi costituiti, comunali, provinciali e regionali. Per quanto concerne l'ospedale Murri di Fermo, che è molto critica la situazione sia per i pazienti sia soprattutto anche per gli operatori che sono ammalati di Covid, e chiaramente avendo fatto l'ospedale Covid avete sottratto per le cure delle altre malattie oncologiche e altro. Che cosa pensate di fare? Guardi, l'assessore Saltamartini sta svolgendo un grandissimo lavoro, un lavoro di responsabilità e di molta attenzione. Purtroppo il problema esiste, ma è sotto controllo, è controllato, e quindi ci auguriamo che a breve si possano ripristinare le condizioni più regolari che ci siano. Ecco, momentaneamente sono state rallentate alcuni interventi di secondo livello, per quanto riguarda le urgenze eccetera l'ospedale è pienamente efficiente. Ecco, Marinangeli è consigliere che ha una lunga militanza politica nella regione, nel suo comune di Porto San Giorgio. Ecco, per il Fermano, dove c'è ovviamente anche l'onorevole Lucentini che si sta occupando attivamente e dove in Parlamento ha fatto un bellissimo intervento per il distretto della calzatura, ma anche il consigliere Marinangeli si occupa di calzature. Sì, assolutamente, la nostra attenzione massima dovrà essere per le attività produttive tutte, e pensando al Fermano chiaramente il manufatturiero ha sicuramente una priorità, ma non possiamo e non dobbiamo chiaramente lasciare indietro tutti gli altri, siamo molto attenti in questo e sarà importante quelle che saranno poi le linee guida dei fondi europei che ci saranno attribuiti 2021-2027, lì non dovremmo compiere errori, ma anzi dovremmo veramente poter recuperare quello spazio perso in questi anni con una giusta attribuzione di queste risorse, considerato che, e questo parlo di metodo,
siamo e ci confronteremo continuamente con le categorie, perché noi non siamo né depositari della verità, non abbiamo bacchette magiche, quindi sicuramente il metodo che abbiamo adottato finora è stato proprio questo, cioè confronto, dialogo e poi tradurre nelle opportune sedi, nei tavoli, in risoluzioni, soluzioni concrete. Ecco, consigliere Marinangeli, i primi 100 giorni, cose che avete fatto e quelle che magari non siete riusciti a fare? Guardi, i primi 100 giorni sono stati molto intensi sotto ogni aspetto. L'emergenza Covid credo che sia stata gestita molto bene, sono stati fatti, come diciamo prima, erogazioni ad aziende in difficoltà, però sono stati fatti interventi anche su settori tipo cultura, scuola. Nelle scuole abbiamo destinato quasi 7 milioni e mezzo di euro per impianti di sanificazione, di aerazione, e quindi un'attenzione massima, così come aver fatto uno screening di massa, il primo in Italia, così come essere tra le prime 4 regioni d'Italia nella percentuale di vaccinazione. Quindi molto intensa è stata l'attività su ogni fronte. È chiaro che la sanità ha occupato in questo una fetta importante vista e considerata l'emergenza, ma questo non vuol dire che altri settori siano stati lasciati indietro, tutt'altro. Ecco, consigliere, chiudiamo questa bellissima intervista col consigliere neoeletto, che ne avrà di cose da fare, con una considerazione. Ecco, in questo periodo il centrodestra è stato cambiato il colore in regione. Ecco, siete soddisfatti del lavoro svolto? Ovviamente sì, ma diciamo, Salvini a livello nazionale, sulle reti nazionali, parla spesso dell'assessore alla cultura e dell'assessore alla sanità. Ovviamente quindi il leader è sotto la lente di ingrandimento la nostra regione ha messo. Sì. Questa è una testimonianza che il leader è vicino al territorio, e la Lega è questo, la Lega è vertice territorio, coniugati nella massima interattività, nella massima collaborazione. Quindi Salvini è attentissimo a quello che fa la Giunta e il Consiglio regionale delle Marche, ci tiene a fare bella figura, altrettanto vogliamo fare noi, perché ci siamo proposti appunto per cambiare, per migliorare la Regione Marche, e come diceva lei, siamo soddisfattissimi di questi primi 100 giorni, ma abbiamo l'umiltà di sapere che le cose da fare sono tantissime, i problemi sono tantissimi e soprattutto le aspettative sono altrettanto importanti. Quindi siamo in campo, mettiamo passione, cuore e voglia di fare. Questo è il nostro impegno, perché vogliamo veramente migliorare le Marche e i marchigiani. Ecco, per la sua Porta San Giorgio, consigliere, credo che ci sia sempre una piccola finestra aperta in regione. La mia Porta San Giorgio è qui, io sono nato qui, qui vivo, non lavoro, ma sono sangiorgese a tutti gli effetti. Ci sarà un'attenzione, così come saranno attenzionate tutte gli altri 40 comuni della provincia di Fermo, perché diciamo anche, qui tocco un po' il tema del turismo, noi sotto questo aspetto abbiamo delle potenzialità incredibili. Un porto meraviglioso. Un porto meraviglioso, abbiamo delle colline bellissime, abbiamo la zona dei Sibillini, abbiamo le campagne, i borghi, abbiamo veramente un territorio stupendo, ma solo attraverso anche qui un'interattività tra i territori, e quindi dobbiamo ragionare in termini di provincia tutta, e le cose da fare anche qui sono molte. E vi do un dato interessante magari per chi ci ascolta: in Italia arrivano il 49% dei turisti sono stranieri, nelle Marche vengono appena il 18%, quindi abbiamo una potenzialità che dobbiamo sfruttare tutta, tanto che di questo la Giunta è attenta e cosciente, a tal punto che faremo proprio una sorta di, chiamiamolo, di ministero dedicato proprio al turismo, l'agenzia del turismo. Quindi la nostra attenzione passerà anche e soprattutto sotto questo aspetto, perché il turismo, fino a prova contraria, è una delle attività che fanno un PIL in Italia importantissimo, e quindi noi abbiamo le potenzialità, dobbiamo solo sfruttarle, dobbiamo fare in maniera moderna, in maniera professionale, cosa che probabilmente, senza nulla togliere agli altri, oggi è stato fatto poco, e quindi noi ci proponiamo per anche qui fare un cambio di passo. Grazie al consigliere Marinacci. Grazie a voi. Consigliere, cosa mi dice del nuovo ospedale di Fermo? L'ospedale di Fermo, abbiamo fatto una visita con l'assessore Baldelli, e diciamo che sta andando bene, l'azienda, la ditta incaricata è in linea con i tempi, quindi avremo un ospedale importante. Noi abbiamo fatto già una variante su quella progettazione che prevede, purtroppo il Covid
ci ha insegnato questo, l'intensificazione di un numero di posti letto superiore, sono 14 posti di terapia intensiva e 14 di semi-intensiva con un percorso separato, quindi questa è una variante che sarà oggetto anche di un ulteriore finanziamento rispetto a quello che già c'è, e questo è lo stato dell'arte. Il fatto che avremo nel 2022 un nuovo ospedale con 362 posti letto, quindi molto importante, ci fa pensare anche a ragionare sul potenziamento su Porto San Giorgio, dove c'è un ospedale con un punto di primo intervento, quindi non un pronto soccorso chiaramente che comporterebbe tutta una struttura ospedaliera alle spalle e sarebbe una cosa chiaramente non possibile, ma sicuramente un punto di primo intervento che potrà magari gestire delle urgenze e patologie diciamo non gravissime, quindi considerato che siamo sul mare, considerato che la costa comunque ha una densità abitativa più alta delle altre zone, in alcuni periodi dell'anno questa densità si triplica, si quadrupla, quindi stiamo pensando anche su come impostare un ragionamento sul potenziamento del pronto di primo intervento a Porto San Giorgio. Ecco, poi la rotatoria. Che cosa mi dice invece della rotatoria? Delle paludi. Sì, la rotatoria siamo stati sollecitati prima della campagna elettorale e appena ci siamo insediati, perché ripeto un po' il nostro metodo, è quello di incontrare le categorie, la gente, i quartieri, gli enti. Così abbiamo fatto con un comitato molto importante, che è un comitato di 1700 persone nella zona Paludi, che è una zona industrialmente molto sviluppata ma sottosviluppata da un punto di vista viario. E tra le varie richieste c'era una progettazione di una rotatoria sulla statale Adriatica, che garantirebbe chiaramente una fluidità di un traffico, un pericolo che si riduce fortemente, e dopo alcuni incontri abbiamo portato anche l'assessore Baldelli, l'assessore regionale alle infrastrutture, e ci siamo presi carico di approfondire la situazione. Siamo andati a Roma e da questa visita è venuto fuori che la società ANAS a breve, non diciamo quando, ma brevissimo, farà la convenzione, e questo consentirà poi l'iter di appalto lavori e quindi realizzazione, e dare in questo caso una concreta soluzione al problema viario di quella zona.